Questa era io inviterei l'ex direttore della Nazione Umberto Cecchi. Prego. Questa era la prima puntata. Comandante del Carabinieri Arturo Minoliti, se ci vuole raggiungere anche lui per dirci qualche opinione su questo caso. Se si può spingere... Sì, un attimo solo. Grazie a tutti ancora, dicevo, vi vedo numerosi. Non so se avete delle domande sul primo filmato che è stato appena proiettato, se no chiederei ad Umberto Cecchi, che all'epoca abitava vicino, no? Uno dei diritti, quello di Calenzano. In quei tempi io abitavo a Travalle, in un posto abbastanza deserto. Per arrivare a casa mia c'era un cancello, poi c'era un vialetto di 100-150 metri e casa mia. Una sera tornai a casa, verso mezzanotte e mezzo dal giornale. La mattina dopo tornai al giornale e appena arrivato mi dissero: corri subito a Calenzano perché il mostro ha ucciso due persone. Guardate, io vengo da Calenzano. Già al ponte delle Bartoline ci sono tutti due morti. Figuratevi, io stavo lì da ormai una decina d'anni, non sapevo, quel ponticello a piedi attraverso la marina si chiamava Ponte delle Bartoline. Però tornai indietro, mi resi conto che il mostro aveva ucciso queste due persone davanti a casa mia, fuori del cancello, veramente a 50 metri. La cosa era abbastanza... per me sconvolgente, perché facendo il giornalista che ammazzano due persone sotto casa non se ne accorge, era abbastanza... Ecco, però non era il primo delitto del mostro che vedevo, ma devo dire, ebbe uno scenario particolare, era molto bello, gli olivi, i cipressi, se avete presente la valle, un posto molto tranquillo, sereno, era un periodo in cui c'erano uccellini che cantavano, in un fosso c'era il ragazzo nudo, piegato in due e caduto quasi nell'acqua, e accanto c'era la macchina, una macchina, e da una parte sulla destra, appoggiata a una specie di avvallamento, c'era la ragazza. La ragazza era nuda dalla cintola in giù e era stato estirpato con non un sistema molto chirurgico, quindi la verità, nonostante i giornali dicessero che erano tagli chirurgici, c'erano delle macellerie, basse macellerie, era stato trasportato in pubblico. Guardava il cielo, guardava le nuvole che passavano, ma era morta. Era morta ed era un'immagine agghiacciante. E qui il Piero Toni, sostituto del procuratore della Repubblica, che poi è stato qui a Prato, presidente del Tribunale, che ribaltò completamente il primo risultato del processo, chiedendo la soluzione per il Pacciani, dicendo che non era il reato, non lo riguardava. E disse che l'inchiesta era stata fatta malissimo, con questo mettendosi molto contro il procuratore generale della Repubblica Luigi Ligia, che l'inchiesta l'aveva impostata lui in un certo modo, soprattutto nel momento in cui, e questo però lo dico io, gliel'ho detto anche a lui, dal momento in cui si cominciò a indagare su il Pacciani, secondo me, e non sarò certo d'accordo dopo con chi verrà dopo di me, secondo me il Pacciani fu creato
fu creato un mostro ed era il mostro adatto, perché il Pacciani era un mostro. Era un mostro e aveva ammazzato il ragazzo della sua fidanzata, l'amante della sua fidanzata, aveva violentato le figlie e picchiava la povera Desolina di come si chiamava, e tutte le volte i giornalisti si arrivavano, sì, a Giolina, si arrivava, ci tirava le granate e le cose. Era un mostro. Secondo me non era quel mostro. Io qui credo che nessuno mi possa contraddire, non c'è stata una prova iniziale che Pacciani fosse stato l'assassino. Io l'ho intervistato Pacciani in carcere. L'ho intervistato in carcere perché a quel tempo ero parlamentare e chiesi il permesso di visitarlo. Ovviamente feci uno strappo alla regola. Il mio discorso doveva essere un discorso puramente rappresentativo tra me e lui, però io dissi a Pacciani che avrei scritto l'intervista. E Pacciani mi disse: io ci sono cascato alla perfezione, la mi guardi, mi guardi la faccia, mi guardi un po', io sono il mostro. E invece mostra, allora sono due, io due, io com'è? Uno sono io e uno è il procuratore della Repubblica. E poi era circondato da Santini, che aveva attaccato sul muro dell'infermeria dove veniva, mi disse: c'è solamente il Padre Eterno che riuscirà a spiegare a questa gente che io sono una roba personale. Dice: su questo c'ho dei dubbi seri. Ma e questo mi spinse poi a scrivere un libro che era Fegato, dove alla fine il vero mostro è il procuratore della Repubblica, e Vigna mi tolse la parola perché doveva un anno. Perché anche lo fece suicidare alla fine, quindi si tolse la parola per un anno. Ecco, ma dico, l'inchiesta, e questa storia rimarrà a noi, a me perlomeno, e credo anche agli altri che si sono occupati di questa vicenda, rimarrà nella memoria per sempre, perché è difficile seguire. Io ho seguito dal delitto, no, della Barbara, il primo delitto, questo che abbiamo visto stasera, io non l'ho seguito perché era un delitto, era una delle storie di amori drammatici e di gelosie che vengono a galla. E io andai dopo con altri colleghi a vedere questa zona, parlai con alcuni che dicevano di aver visto certe cose, ma non mi occupai assolutamente della vicenda del giornalista. Dopo io l'ho seguito come inviato speciale, l'ho seguito come vice direttore e l'ho seguito dopo come direttore, perché la cosa non è finita mai. Per esempio il giornale fu subissato da lettere anonime e da accuse incredibili. Personaggi importanti della città di Firenze furono accusati di essere un mostro. Scusi se interrompo, direttore, proprio di questo poi io volevo parlare, appunto, di un anonimo alla Nazione. Intanto mi fermerei, sì, anch'io qui è. Volevo solo dire che uno di questi mostri segnalato alla Nazione era un grande chirurgo, un grande professore e un grande chirurgo che, poverino, aveva fatto tutto nella vita, ammazzato tanta gente, ma no come il mostro di Firenze. Grazie, direttore. Dunque, parlavamo, lei ha citato la personalità del Pacciani, no? Sicuramente Pacciani però aveva una personalità particolare, quindi lei l'ha intervistato, sicuramente l'ha conosciuto. Un'altra persona che l'ha conosciuto magari ci può dire qualcosa di più, io personalmente no, e qui il comandante Mimoniti. Allora, Pacciani era una persona stravagante, questo l'abbiamo visto in varie... Lei lo arrestò, no? Fu la persona che l'ha arrestato. Sì, un arresto un po' rocambolesco, un sabato mattina, sì, fu, cioè arrestare. Diciamo che l'atto fu quello di accompagnarlo verso una stazione dei carabinieri, come fu disposto, accompagnarlo verso una stazione dei carabinieri che non era la mia, dove si lasciava la difesa. E così fu fatto, ma era un po' veloce, un po' pesco, un po' particolare, perché non doveva essere immediatamente morto per non creare problemi in particolare. Ma Pacciani sicuramente, come ha detto il direttore Cinque, è una persona un mostro per varie vicende su cui si sono attirate le attenzioni di carattere investigativo sulla base naturalmente anche di scritti anonimi, si è cominciato a investigare, quindi
si è tracciato un quadro della sua personalità. E sicuramente, come dice il direttore, prove provate, la classica pistola fumante sicuramente non c'è nell'ambito processuale, almeno in quello di primo grado che ho avuto modo di seguire, ho seguito soltanto quello, non quello successivo, non c'è. Però ci sono una serie di indizi, di situazioni che naturalmente lasciano dei dubbi ampi che abbiamo cercato di naturalmente di dissipare, in parte penso ci siamo riusciti. Io personalmente non essere innamorato della tesi che Pacciani fosse colpevole o innocente come voi, in effetti morto da innocente, perché lui era stato naturalmente. Ma come si comportava lui in paese nel Natale? Ma lui in paese si comportava in maniera, tra virgolette, apparentemente normale. Non era ben visto, nel senso che era un soggetto estremamente burbero, poco socievole. Destava anche a volte una certa gravità per la sua andatura, per come camminava, per come si portava, a fare un po' goffo. Sicuramente non era un cittadino amato, ben voluto, aveva qualche amico, quello che poi sono stati indicati, almeno uno sicuramente, il Vanni, per quello che mi risulta, come compagno di merenda. Poi per gli altri non oso pronunciarmi perché non ho avuto modo di... Però, Vanni e Lotti specialmente, lei lo ha interrogato, tipo è questo Lotti? Lotti io non l'ho interrogato, Lotti praticamente diciamo che è stata una mezza mattinata con me in caserma, allora quando ci potevano essere ragionevoli sospetti che lui potesse essere naturalmente molto vicino al Pacciani, però nonostante naturalmente l'incalzare, anche naturalmente promesse di aiuto varie, poi si sarebbero dovute naturalmente avvalorare con il supporto dell'autorità giudiziaria o quant'altro, è un soggetto emotivamente molto debole. Io ritengo personalmente, per la mia valutazione, sicuramente posso sbagliarmi, che lui in quel momento storico, se avesse avuto qualche peso sulla coscienza, non dico che l'avrebbe detto, ma sicuramente potrebbe averlo accennato, cosa che non ha fatto, molto intimorito, spesato, quindi una persona che però non ha detto nulla. Era psicolabile, sembrava un soggetto psicolabile. Ma io non so se era psicolabile, questa è una cosa che io lascio ai medici giudicare. Sicuramente aveva dei comportamenti che a volte in più potevano sembrare notazionali, questo sicuramente. Però che fosse in qualche maniera affetto da turbe particolari, non mi risulta. Non era sicuramente, come si suol dire, a volte nei piccoli paesi usciamo del villaggio, cioè una persona che può essere presa in giro, additata per questo. Sicuramente non era quella, una persona che ragionava, a volte aveva dei comportamenti un po' strani, un po' particolari, che può essere caratteristico di chi conduce una vita particolare, una vita non sociale, una vita con dei limiti, con delle situazioni particolari alle spalle. Il Vanni invece, io le parlo sempre delle impressioni, perché lei li ha conosciuti. Sì, io il Vanni in maniera particolare l'ho conosciuto anche bene. Il Vanni era un carattere un po' più forte, un carattere un po' più deciso. Ecco, su Vanni, se devo dire la verità, io non ho mai pensato che in un verso o nell'altro potesse dirti la verità. Lui, per questioni di carattere politico, scusatemi, ma è giusto una apertura e chiusura di parenti, lui è un soggetto di un fascistone, ecco, un soggetto politicamente... Anche grottesco per alcune aspetti. Sì, 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 questo è dimostrato anche a quello che mi risulta durante la fase processuale. Quindi un soggetto che, secondo le sue idee, le sue convinzioni, a mio avviso poteva mantenere un eventuale segreto, a differenza di quello che avrebbe voluto fare il Lotti. Io con Vanni ci ho parlato diverse volte, ho cercato naturalmente di indurlo a dire se effettivamente era a conoscenza di qualcosa, ma ha sempre negato, non ha mai negato la vicinanza della conoscenza con il Pacciani, col fatto che naturalmente a volte si incontravano per fare una merenda, per l'appunto, e da qui campagna di merenda con altri amici che potevano essere occasionali e che sicuramente incontravano in paese.
Tra l'altro io vedo e saluto l'avvocato Mazzeo, proprio difensore di Mario Vanni, figlia Chiara, l'avvocato Capano, che è il legale di Viginanza, insomma, c'è ancora. E quindi continuando su questa linea, che è, diciamo, una testimonianza, un'esperienza diretta, no? Che lei ha vissuto e se ci racconta appunto quelle fasi della prima inchiesta Pacciani, no? Dove ci fu la maxi perquisizione, cioè erano personaggi, secondo, qui parliamo adesso a livello storico, quindi non possiamo, sono morti, quindi non possiamo dire se non siamo qui in giudizio, insomma, se erano personaggi che potevano aver compiuto determinati atti così complessi, così complicati, spedire una lettera a un magistrato, insomma, su questo, come lei sa, si è discusso molto, tantissimi, per tantissimi anni, e tuttora rimane questo interrogativo. Io le faccio una domanda così, da un punto di vista personale e percettivo, di quella che poteva essere la sua esperienza. Ma io posso dire semplicemente questa: per me professionalmente io sono una persona estremamente fortunata per essermi occupato almeno in parte di un'attività investigativa di questo genere, e di aver avuto la fiducia naturalmente da parte dei miei superiori, da parte di funzionari della Polizia di Stato e del magistrato. Io non mi sono mai innamorato di tesi. Io ho cercato, sia in quel momento storico che poi successivamente nel proseguo della mia carriera, di valutare di volta in volta i fatti, attribuire loro una valenza, e naturalmente poi come investigatore, per fortuna dico io, non mi è dato, se non più di tanto, a esprimere giudizio, quantomeno di essere supporto se richiesto all'autorità giudiziaria. Quindi questa è la valutazione che io faccio. Poi ci sono tanti aspetti di carattere personale che però va di bene, non so se capita a tutti, a me sì. Io quando mi occupo di un'attività investigativa, l'ho fatto fino a un anno fa, momento in cui ho lasciato il servizio attivo, non mi sono mai fatto coinvolgere personalmente, perché mi rendo conto che oggi dare un'impressione può essere complicato, che può comportare naturalmente delle difficoltà successive. Anche perché l'inchiesta è aperta, no? Prego? Anche perché l'inchiesta è attualmente aperta. Questo francamente non sono in grado di poterlo dire, perché sui giornali. Ma io rileggo poco, io mi guardo il fatto di cronaca, poi qualche dibattito, ecco, intervengo a questo perché ritengo che possa essere importante portare una testimonianza, non per sgombrare i dubbi, perché i dubbi sono convinto rimarranno sempre in ognuno di noi, dubbi di qualsiasi genere, rimarranno sempre delle domande senza risposta. Per cui niente, se sono elementi in grado di poter fare. Pacciani, per esempio, una persona definita contadino, scarpe grosse e cervello fino. Io posso dire soltanto una cosa per avvalorare questa ipotesi, che fosse una persona estremamente capace. Mi ricordo un lungo interrogatorio a cui fu sottoposto Pacciani, in via di Mille, presso la sezione di polizia giudiziaria dell'Arma, dove erano presenti vari magistrati inquirenti, gli avvocati della difesa, ma c'ero anche io e diversi altri investigatori presenti. Quindi un interrogatorio sotto un certo aspetto un po' anomalo. Pacciani fu interrogato per ore dal dottor Vigna, il quale, come molti ben ricordano, era anche un accanito fumatore, il quale rinunciava anche volentieri a fumare pur di naturalmente incendere in maniera martellante sul Pacciani. Gli furono fatte ripetere le sue cose, più volte lui ripeteva sempre la medesima cosa. Se l'avesse messo per iscritto, io sono convinto che non avrebbe sbagliato nemmeno una virgola nel ripetere. Quindi è una persona poi, secondo me, dotata anche di una certa
e sapeva anche mascherarla, cosa che poi ha cercato durante la maxi perquisizione di addurre come giustificazione, il trovamento del blocco, il portasapone con i vari monili o altre piccole cose, è sempre stato molto pronto nell'immediatezza a cercare di dare una giustificazione. Fu trovato il proiettile e disse nel gobo, quindi una persona molto presente, con molto spirito, quindi personalmente non la ritengo una persona non capace. Vuoi dire che potesse essere capace, quello è difficile da dimostrare, noi possiamo dare delle impressioni da quello che vediamo, però anche facendo ciò possiamo sicuramente sbagliare. Certo. Ecco, appunto la maxi, venendo alla maxi perquisizione, io ho rinvenuto recentemente, ed è uscito solo su alcuni giornali, perché quelli di Firenze non hanno voluto riportare questa notizia. Tra gli atti processuali del processo Pacciani c'era una, la state vedendo alle spalle, una lettera anonima spedita all'avvocato Fioravanti e al quotidiano La Nazione. Questa lettera è del tutto inedita, non è stata mai pubblicata se non recentemente, perché io l'ho ritrovata nelle carte dell'avvocato Rosario Bevacqua, che è il difensore di Pacciani, e ho chiesto al collega Fioravanti, che era appunto il ricevente di questa missiva, la veridicità. Ecco, questa lettera viene spedita il 18 novembre 91, quindi Pacciani era in carcere ed era stato appena sottoposto ad indagine per i delitti del mostro, quindi l'avviso di garanzia era appena stato notificato. E che succede? Arriva questa lettera all'avvocato Fioravanti e al quotidiano La Nazione, che non l'ha mai pubblicata. Non so il motivo, infatti chiederò anche a lei, perché lei fu direttore della Nazione nel 95, vero? Sì. 95. Ecco, che dice esattamente questo all'avvocato di Pacciani. Attenzione, perché qualcuno vuole incastrare Pietro Pacciani. In particolar modo state attenti all'orto del Pacciani, della casa del Pacciani, perché gli verrà interrato e invecchiato un oggetto facendo riferimento ad un'arma. Questo avviene 5 mesi prima la famosa maxi perquisizione. Oh, questo è stato un elemento degno di nota, cioè, quindi io ho pubblicato questo tipo di missiva, ricevendo anche dei forti segnali di contrasto da parte di personaggi che ruotano in questo ambiente del mostro, insomma. Ecco. A me è sembrato un fatto estremamente importante, perché chiunque fosse questo anonimo, sarebbe interessante capire chi, sapeva, o era estremamente fortunato, o era un veggente, oppure sapeva che 5 mesi più tardi sarebbe stato ritrovato nell'orto di Pacciani un pezzo di metallo invecchiato e interrato. Lui, questa è la lettera, me l'ha confermata Fioravanti, c'è agli atti del processo, è nell'audio del processo pubblicato da Radio Radicale, dove Fioravanti, l'avvocato Fioravanti, ne fa menzione. Ma non è stata mai chiarita né è stata mai evidenziata dai giornali. Questa è una lettera di 25 anni fa, voglio dire, sono arrivato io 25 anni dopo a trovarla, mi sembra. Questo vorrei sentire Umberto Cecchi, che essendo stato direttore della Nazione se ne aveva mai sentito parlare, e perché non ne danno notizia a Firenze i giornali fiorentini e nazionali, cioè rigettano questa cosa. Sì, al tempo che arrivavo a Catena io facevo gli ultimi giorni di vice direttore, poi diventavo direttore. Mi ricordo, però, ecco, ho spiegato questa situazione. Alla Nazione arrivavano circa 100-150 lettere al giorno. Su queste lettere ognuno aveva il suo omicida,
pronto, ce lo raccontava, ce lo spiegava, ma con nome, cognome e indirizzo, persone della città, che cosa si pubblica o cosa si prende in considerazione? Denunce di questo tipo vuol dire che ognuno di voi può essere vittima e finire. Io nel mio lungo momento di mostro di Pacciani ho visto due persone suicidate. Filippi vicino a Botelone, la guerra, impiccato perché le lettere, perché la gente diceva che era il mostro di Firenze. Ho visto quel chirurgo che vi dicevo prima prendere un aereo, andare lì e morire in America perché continuavano a ripetere che era il mostro di Firenze. Allora, noi avevamo questo patrimonio, io lo vorrei pubblicare oggi, ma come si fa? C'è un nome, un mio indirizzo. Gliela passo io la lettera. Sì, ma c'è un nome, un mio indirizzo di mostri, capito? Sì, no, in questo caso non è indicato nessuno. In questo caso. Mi ha indicato il fatto che poi avverrà qualche mese fa. È vero, ma allora c'è un'altra cosa che devo dire e che non è mai stata pubblicata. L'ultimo delitto del mostro arrivò alla Nazione una lettera nella quale si diceva, dopo l'uccisione ovviamente, un paio di giorni dopo, un giorno dopo, no, fu una telefonata e la prese un collega che si chiama Amatore Agostini, che non c'era Cinghieri, sono quattro, no, io non so con tanti nomi, e questa telefonata diceva, guardate nel lavatoio a 100 metri, 150 metri, verso e nel lavatoio noi andavamo a guardare con i carabinieri e c'era tutta una serie di tracce di sangue, c'era qualcosa lasciato, ma obiettivamente chi l'ha mandata questa lettera? Questo è difficile, interessante. È difficile arrivarci, la vita sì. Tutto questo, come è difficile arrivare, ma probabilmente questo mi fa pensare che davvero ci fosse qualcuno che giocava su tutti questi delitti, non solo gli innocenti, ma anche qualche colpevole, o qualche colpevole che giocava su questo. Qualcuno voleva incastrare Pacciani. Qualcuno voleva incastrare Pacciani, qualcuno non voleva incastrare. Altri no, e tutta questa inchiesta è finita così. Il mostro di Firenze è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. I complici del mostro di Firenze sono stati condannati come complici del mostro di Firenze, assolto per non aver commesso il fatto. E questo è un assurdo assoluto. E i mandanti assolti, voi? I mandanti assolti. Sì, mandanti assolti. L'assolto. Allora, si cerca poi, la grande inchiesta è andata avanti sulla ricerca dei mandanti. Tutti a cercare i mandanti. Vigna sosteneva che i mandanti non ce l'erano. Lui diceva sempre non ci sono mandanti. Né nella mafia né nel crimine di un certo tipo. Ci sono criminali che sono mandati lo stesso. Lui sosteneva questa tesi e quello dei mandanti non lo prendeva nemmeno in considerazione. Però, voglio dire, se sul resto di quest'idea, cioè non cambierò, i giornali hanno contribuito molto a fare confusione su tutti i giornali, l'informazione, la televisione e i giornali hanno contribuito molto a fare confusione su questa cosa. Vorrei ricordarvi, e lui sa cosa vuol dire, che tutte le volte che un mondo uccide una persona si vendeva 500.000 copie in più. Là. Quindi chissà se non fosse stato anche il direttore di giornale. Grazie direttore. Allora, per chiudere questo argomento, diciamo, di giudiziale, o comunque per chiudere il discorso dell'anonimo di questo proiettile. Comandante, lei era presente a questa perquisizione. Che cosa ricorda questa maxi perquisizione quando fu rinvenuto quel proiettile? Sicuramente era una giornata. Ha avuto anche dei problemi per questo, poi sappiamo. No. Con l'articolo di Spezzi. Sì, dopo casomai ne faccio un accenno, ma era una giornata piovosa. Molto intensa per i lavori che si stavano facendo, perché si cercava dappertutto con attrezzature anche innovative come i termografi per vedere dove si muove, se c'erano delle cavità o comunque potevano essere state buttate delle cose. Nel giardino, nell'orto in particolare, si scavava, si asserrava in maniera particolare e nel pomeriggio
eravamo anche abbastanza stanchi, un po' forse anche sfiduciati, perché era già passato qualche giorno, elementi utili non erano stati in effetti rinvenuti, e dal vento che stava chiacchierando c'era ancora il capo della SAM, il dottor Perugini, c'era il capitano Switch, che all'epoca era il comandante della sezione anticrimine fiorentina, c'ero io, c'era anche il mio collega Felici e forse qualcun altro sicuramente, si chiacchieravano, si guardavano le scarpe e in quel momento effettivamente fu notato il fondello di un proiettile. Venne recuperato naturalmente il paletto in cui il terreno, sapete i paletti con il cemento che si mettono nell'orto hanno delle cavità intermedie, erano fine di terra, in una di quelle parti era, c'era questo proiettile che fu messo su una seggiola, ricordo che il collega Fritz dice in maniera intorno al proiettile senza cercare di toccarlo per evitare di provocare naturalmente che sia pure dell'intaccatore che potesse essere di divisione degli esami di lavoro successivi, questo era questo proiettile. In quel momento il pacciano con una cosa le gobbo ed effettivamente era leggermente ricurvo, quasi come se fosse stato, diciamo, rimasto inceppato nel momento del caricamento e poi nella successiva operazione, almeno per aprire il carrello e spegnere il proiettile, si fosse leggermente ricurvato. Quindi questa era un'ipotesi. Ma luccicava questo. Parzialmente sì, il fondello sì, perché è fatto naturalmente di cioè non era particolarmente pulito, era chiaro, quindi non è che luccicava, comunque era estremamente visibile, non era il classico luccichio, però era estremamente visibile. Ricordo che fu repertato sorprendentemente, messo in una bustina e in quel momento, siccome nacque il problema, avevamo due corpi di polizia che si procedevano, polizia erano dei carabinieri, quindi dovessi repertare, perché poi si tratta di un'attività di repertamento, deve essere fatto un verbale, deve essere sapientemente custodito, deve essere poi consegnato al laboratorio di polizia scientifica per tutti gli esami. Ricordo che a quel momento il dottor Perugini, dimostrando nella mia persona veramente, mi disse lo tiene il maresciallo e mi consegnò questa bustina con il proiettile che io misi gelosamente nel taschino della giacca, non quella interna, quella esterna, che si chiude col bottone, almeno stava più tranquilla. E dopo aver finito naturalmente tutte le attività, tutte le varie cose, l'ho custodito fino al giorno dopo, che l'ho consegnato, no, per tenerla, che lo stavano le bambine, e poi c'era il tecnico della polizia scientifica che come lo vorresti mettere, ecco, sì. Quindi un rinvenimento abbastanza normale, occasionale, poi dopo vuole essere collegato naturalmente alla lettera di cui si faceva cenno prima, non lo so, non è possibile dire. Sicuramente gli esami metodologici fatti sia sul proiettile che sul terreno dovrebbero aver dimostrato qualche cosa. Se è stato messo qualcosa che non si può dire di no, però altrettanto si può dire di sì, perché ripeto, per me è stato estremamente naturale, sincero, chiaro, pacifico il rinvenimento. Poi possono, di voi si possono dire, si possono immaginare tante cose, perché anche alla luce di questa nota di cui io vedo oggi, non l'ho mai vista né ho sentito parlare, perché nel momento in cui naturalmente l'avvocato Fioravanti era a conoscenza della lettera, nel momento in cui venne rinvenuto il cliente che ne fece cenno, però personalmente poi lo disse già all'epoca. Io ricordo, adesso non ricordo se fu in una conversazione ufficiale fatta ero presente io e altre persone o meno, sicuramente ne ho sentito parlare, però non ci feci caso perché, come dicevo prima, di chiacchiere se ne possono fare tante, però poi dopo devono essere prodotti meglio a me. Converrà con me che ho fatto curioso, che sono arrivi una lettera. Sicuramente può essere un fatto curioso,
perché quello che Cristian Maria Giossolana non parla di un proiettile, parla di un qualche cosa. Ora, qualche cosa poteva essere il proiettile stesso, poteva essere anche dell'altro. Non dimentichiamoci che poi successivamente una lettera anonima, a me personalmente, alla mia stazione carabinieri, ha mandato un'asta di molla con un cencio, poi in una perquisizione successiva fatta dalla polizia, una parte di questo cencio venne rinvenuto in casa del Bacciano. Quindi anche quello, un barattolo schiantato che si trovava naturalmente in una piazzola poco prima di arrivare al mercatale. Quindi anche quello fu un anonimo che ha fatto trovare un barattolo schiantato. Però una stabilità molla che non è indicativa, perché la stabilità molla inviata non poteva essere naturalmente collocata su una pistola calibro 22 utilizzata per la commissione dei pubblici omicidi. Per quanto riguardava giusto l'ultimo accenno, sicuramente, io per l'amor di Dio, è una persona che non c'è più, sicuramente i magistrati di Perugia, ritenendo di far intercettare Spezzi, poi accusandolo, non so se ha torto ragione, io non è che ce l'ho con Spezzi, però dobbiamo ricordare che Spezzi nei confronti del sottoscritto si è comportato in maniera, chiedo scusa, non voglio avere nessuna polemica, ma giusto per puntualizzare. Quando si trattano argomenti estremamente importanti, sotto certi aspetti non si guarda in faccia a nessuno. Spezzi, nella mia caserma, in un colloquio amichevole, a mia insaputa, mi ha registrato in audio e in video. E poi, naturalmente, ha pubblicato un libro dove ha scritto delle cose che io gli avrei detto in quella conversazione. Io sono stato indagato per questo. Il gruppo mi ha prosciolto perché chi mi accusava non ha mai prodotto il master originale, ma soltanto quello montato. Io ho avuto, meglio direttore, ma non è per lei, giusto per rispondere, per far conoscere la verità storica, problemi non da poco, non soltanto per me, ma anche per la mia famiglia, tanti, mi creda, tanti. Io sono stato trasferito in quattro balletti e relegato, e per recuperare la mia professionalità, le mie capacità, ci è voluto, perché noi carabinieri siamo particolari, è un'arma bellissima, è un'istituzione meravigliosa, però prima di ricredere dei propri uomini vuole delle certezze, e mi credo, ho dovuto faticare, e non poco. E sono riuscito a venire in pensione a 40 anni, naturalmente con onore e senza onere. Mi scusi, ma non vuole essere polemico, è giusto per dire che anche la magistratura a volte può sbagliare, ma se fa le cose è perché ci crede, però le fa giusto. Però dall'altra parte c'è chi naturalmente non le ha fatte del giusto, perché all'insaputa non si registra e si in audio e video una persona con la quale stai facendo un discorso amichevole, perché poi lì ci si conosceva sul campo, lo stesso Amadore, per Catalino, si vedeva tutti i giorni, ci si parlava della domenica. Grazie, mi scusi. Ecco, una replica rapida. Prima del suo dell'intervento questo finale, avevo già chiesto il permesso di poter fare una replica. E intanto sapevo e conosco la sua vicenda e so benissimo chi è lei e come lavora. E quindi la mia accusa non è un'accusa ai carabinieri o alla polizia, la mia accusa è diversa. Vede, il problema lo capirono anche loro quando a un certo punto smisero di fare e fecero l'esame, fecero le squadre anche nostre. Ma perché? Perché a una serie di delitti che si succedevano a tempi indeterminati, in un certo modo legati da un filo, erano interventi di inchiesta di persone diverse. Una volta interveniva il maresciallo o il capitano di una zona, una volta un altro, era poi complicatissimo rimettere insieme tutte queste cose. Era complicatissimo. E quindi è chiaro che tutti coloro che hanno seguito, soprattutto i carabinieri, che hanno seguito in prima persona l'operazione mostro, hanno fatto il loro lavoro. Questo non vuol dire che come spiegavo io l'ho spiegato in modo secondo me molto chiaro, la scena del crimine non esisteva, era invasa da chiunque. Allora
i segni non c'erano più. Il povero inquirente come faceva a capire che erano quelli che erano i segni dell'assassino e quelli erano i segni dei soliti? C'erano anche i ragazzini che si rincorrevano. Dio mio, insomma, non erano lasciati il crimine, era una bandiera. Ecco, quando arrivarono questa serie di cose, furono create le squadre antimostro. Squadre antimostro dovevano essere costituite da persone che erano sempre le stesse e seguivano le stesse indagini, e che quindi non c'era bisogno di correlarsi e di usare, ma erano che le seguivano. Questo per il resto, poi ripeto, conosco la vicenda, ho conosciuto la vicenda, so benissimo e sono completamente dalla parte delle sofferenze che poi le persone hanno di fronte certe volte all'incomprensione degli altri. Ecco, appunto, partendo dalla SAM, squadra antimostro, creata proprio dopo il delitto Rontini Stefanacci il 30 luglio dell'84, data nel quale viene fatta una perquisizione a casa di un maggiore indiziato dell'epoca, il vice Salvatore, viene rinvenuto dentro un armadio uno straccio contenente, e noi finalmente abbiamo a disposizione la perizia che viene fatta nell'88, spampinato, ora non lo leggiamo a chi, mi ricordo bene, che l'ho trovata da poco, la perizia di questo straccio rinvenuto nell'armadio del maggiore indiziato dell'epoca, che poi sparì, come avete visto nel documentario, no? Io racconto che è andato in Spagna, che ha avuto notizie che era in un determinato luogo, ho comunicato a chi di dovere la questione, ma visto che non è successo nulla. E dunque andiamo a vedere questa perizia viene fatta, e questa la potete vedere alle mie spalle, sono delle macchie di sangue rinvenute sullo straccio. Almeno due tipi di sangue diversi, quindi depositati in epoche diverse. Quindi gli inquirenti dell'epoca ipotizzarono un utilizzo plurimo di questo straccio, cioè potenzialmente erano assimilabili a un gruppo sanguigno del delitto del giorno prima, quindi di Stefanacci Rontini, e al delitto dell'83, questo in linea potenziale, no? Questa è una perizia che dispose il giudice istruttore Rotella. E che cosa ci dice? Ci dice che sullo straccio, di cui si è parlato più volte, ecco, io vorrei ingrandire un attimo per farla vedere, sono state rinvenute la presenza di numerose particelle che potevano appartenere addirittura ai residui di colpi d'arma da fuoco. Allora, in effetti sullo straccio ci sono due righe, adesso le vediamo, che fanno pensare assolutamente lo dice proprio la perizia, a che questo straccio sia stato utilizzato per pulire un'arma da fuoco. Ci dice che è presente vario, antimonio e piombo, questo dall'analisi al microscopio. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che questo straccio, come un giornalista ha già da tempo messo in evidenza, era praticamente un potenziale corpo di reato. Questa perizia però non fu fatto il DNA, quindi sul sangue non abbiamo dati. Abbiamo dei dati, cioè abbiamo solo il gruppo sanguigno, abbiamo dei dati relativi al discorso balistico. Il discorso balistico dice che sicuramente questo straccio è stato utilizzato per alloggiare un'arma che sicuramente ha sparato. Però
Io l'ho fatta visionare da almeno un paio di periti e sono giunti a questa conclusione. E le cartucce Winchester calibro 22 non contenevano l'antimonio, quindi questo straccio ha certamente alloggiato un'arma che ha sparato, ma quest'arma che ha sparato non era l'arma del mostro di Firenze. Questo mi sembra abbastanza palese, perché i proiettili Winchester non hanno l'antimonio. Lo ritroviamo anche in una perizia fatta sul, lei ricorderà il baby doll ritrovato a Pacciani nell'auto, no? Che appunto venne ritrovato l'antimonio, anche lì piombo, vario antimonio, fu scartato al processo proprio per questo motivo, si ricorda, comandante? Sì. E qui siamo in una situazione simile, identica. Quindi l'unica cosa che si potrebbe fare con questo straccio è, se è ancora disponibile, e dubito che lo sia, fortemente dubito che lo sia, vedere eventualmente l'analisi del DNA o al limite verificare attraverso i bossoli repertati in tutti i delitti del mostro di Firenze se ci sono particelle di antimonio. La letteratura balistica ci dice, mi ha detto e ci consegna questo dato, che i Winchester H con calibro 22 non contengono antimonio. Ecco, considerazione direttore su questo elemento, perché è nuovo. Ma io devo dire che mi sembra, e forse il comandante può darmi ragione, su questa inchiesta ci sia stata anche tutta una serie di controinformazioni e di tentativi di depistaggio. Per esempio, questo straccio che viene dell'inchiesta e che si vede che, se mi ricordo bene, un proiettile usato dall'assassino viene trovato a Pontanicchia dell'ospedale. Chi l'ha messo il proiettile a Pontanicchia dell'ospedale? Perché ce l'ha messo? Cioè, l'inchiesta è piena di inquietanti domande. Chi è che si divertiva o chi è che era utile depistare tutto questo? E depistaggi ce ne sono stati tanti, dalle telefonate anonime. Io per esempio ricevevo una telefonata regolarmente una volta alla settimana di uno che gorgogliava in maniera stranissima e mi dava una serie di informazioni che secondo me erano fasulle. Ecco, intanto vediamo lo straccio con le macchioline di sangue, perché cioè, di questo straccio se ne è parlato tanto e sembra ultimamente riemerso come una componente fondamentale della nuova inchiesta. E un altro straccio si ritrovò poi al famoso pozzo da parte degli scopriti, si trovò lì. No, questo era riferito a questo soggetto indiziato che era il vice sacerdote, no? Quindi adesso si sta un po' riparlando, ho sentito alla radio parlare di stracci. Quello probabilmente è legato alla prima pistola, perché volevano legarlo forse alla prima pistola. I dati balistici ci consegnano questo dato. Se c'è l'antimonio non era la pistola del mostro di Firenze, perché i Winchester calibro 22 serie H non hanno antimonio nell'innesco. Anche questo va detto che il titolare della pistola eventuale aveva ucciso a Villa Castelletti, quando gli fu chiesto dove era la pistola, disse che l'aveva buttata nel canneto lì accanto, che era accanto alla cosa. Dal canneto allora qualcuno l'ha trovata, se l'ha ripresa e se l'è fatto la sua arma. Anche questo poi è il mistero più complesso, capire come, se è la stessa pistola, si è arrivata alla fine del posto. Ha fatto un bel giro, ha fatto un bel danno. Quello che c'è ancora da dire, signori, siamo arrivati a capire che era lo stesso tipo di reattivo, dopo 30 minuti. Allora, c'era un tecnico di laboratorio o una che analizzava tutto questo e che gli veniva in mente di capire se i tre calibro 22 erano la stessa, che avevo ucciso una volta, avevo ucciso due volte e ucciso la terza volta. Fu trovato da un tecnico.
dentro il laboratorio perché aveva reperitato dei proiettili e disse: ma fammi vedere. E guardò, e che erano gli stessi proiettili. Allora venne fuori tutto il discorso ancora più complesso. Ma di pistaggi ce ne sono tanti, moltissimi. No, qui non si tratta di un depistaggio, è un dato tecnico sì, che sì, no, io ho acquisito. Questo, 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 questo dato come è uscito fuori? È uscito fuori perché ho trovato la perizia io. Comandante, lei sentì parlare di questa perizia su questo straccio? No, perché su questo straccio all'epoca io non avevo ancora impagato nella sala, mi parto dal 90 in poi. Mi sentì parlare dopo? Non mi sembra. Devo dire la verità, non mi sembra perché non fu fatto nessun affronto, almeno per mia memoria, quindi non saprei dire, ripeto, ma anche perché poi le acquisizioni sono state fatte tante, precedentemente a richiesta di tanti carabinieri nella squadra, quindi le analisi ne sono state fatte di cui non siamo a conoscenza, né tantomeno siamo andati a vedere il pregresso perché adesso se non interessava era già stato valutato e quindi eventualmente accantonato dai colleghi. Certo, poi come giustamente dice il direttore, ci possono essere, quando ci sono due teste, non è detto che sempre ragionano alla stessa maniera, quindi può darsi quello che la polizia ha accantonato in quell'arco temporale forse poteva essere preso in considerazione dei carabinieri o viceversa, noi non lo sappiamo. Sicuramente è che le indagini corso del tempo, per una mancanza di conoscenza investigativa, per una mancanza di preparazione del personale, per una mancanza di tante cose, hanno subito naturalmente, come dire, non volontariamente, in maniera molto banale, molto sciocca, dall'invasione del campo del diritto, dalla confusione che si viene a creare, dall'apertamento un po' grossolano, che si può fare e quant'altro. Tanti sistemi non esistevano, adesso esistono e quindi possiamo dire, ma possiamo dire poi, se si fosse fatto. Poi, lei era presente a Scopeti, all'inverimento, il 9? Io successivamente, anche perché poi gli Scopeti... No, il giorno 9, quando furono venuti. Nella data mattinata, sì, andai anche sul posto perché praticamente... Vide i cadaveri? I cadaveri non li vidi in quella circostanza, perché ormai... La scena del crimine era già stata isolata, quindi era stata tutta una serie di cose. E fu chiamato perché si concordò praticamente con i miei superiori, io metto a disposizione a me e a un mio collega della stazione di Cina, il giorno successivo facevamo una cosa che al momento a me sembrò strana, però poi dopo effettivamente poteva essere valida, perché trovavamo le macchine sulla fossa. Ci vestivo da cacciatore e andavo battendo la zona alla ricerca di eventuali tracce, perché si possono trovare eventuali tracce, perché non necessariamente si poteva ragionevolmente pensare che la persona avesse la macchina sulla strada e si fosse allontanata dalla scena del crimine con l'autovettura, poteva essersi allontanata attraverso naturalmente la zona boschiva per raggiungere un'altra parte che effettivamente si raggiunge per chi conosce ovviamente la zona. La parte superiore di la casa dove abitava in Dolino, ecco, dove abitava quello che è gente, insomma, come lo si può definire. Ecco, per cosa la strada si poteva arrivare anche a quella particolare zona. E quindi arrivai lì perché fummo chiamati e ci vedono la stessa disposizione, quindi per conoscere il punto di partenza e quello che dovevamo fare. Non ho avuto modo in quella circostanza di vedere le salme, cosa che ho avuto modo di vedere successivamente vicino alle gare. Ecco, io volevo leggere questo passaggio della perizia, ricordo che riguarda lo straccio intervenuto in particolare due agglomerati, vedi foto 13 e 14 che si riferiscono ad una delle due particelle evidenziate. Sono risultate avere la seguente composizione chimica: bario, antimonio e piombo, che è una caratteristica ed unica dei residui di sparo. Direttore Cecchi, che se queste cartucce non contengono l'antimonio, che conclusioni si possono trarre su questo straccio? I problemi sono due. Uno, o
che in quel caso avesse usato una fiducia diversa, ma no, perché il proiettile era siglato con la e aveva l'impronta del cane che aveva battuto nel mi sono spiegato bene. L'innesco prodotto dalla Winchester non ha l'antimonio. Quindi, se noi abbiamo uno straccio con vario antimonio e piombo, non è cartuccia Winchester. E se è un cacciatore che tiene varie condizioni? No, questo è dirimente a dire che escludente a dire che quello straccio possa avere a che fare con i delitti del mostro. Questo è però chi è stato conclusione. A chi è stato fatto lo straccio? Al soggetto indiziato. Quindi un esso c'è. Se non è per i proiettili, è per il soggetto. Magari bisognerebbe verificare se ci sia ancora il DNA eventuale, forse questo. Però da un punto di vista balistico non c'è riscontro. Dal punto di vista balistico non come arriva lo straccio? Come arriva lo straccio all'analisi? No, ti chiedo, tu hai scoperto questa cosa, chi ha analizzato questo straccio, come gli è arrivato? Te l'hanno spiegato con il sequestro dei carabinieri. Con il sequestro dove? Nella casa del... Nella casa del... E questo è un collegamento. Darsi benissimo lo straccio sia stato trovato in casa, ma può darsi benissimo se è servito a prendere un'altra pistola. Questo che voglio dire. Un'altra arma, no, non è quella. Diciamo la stessa cosa. Il problema è che ti chiedevo appunto come era arrivato, perché a volte arrivava tutta una serie di cose che erano utili per creare confusione nelle indagini. Può darsi che questo straccio sia stato servito per fuori un'altra arma. Quindi no. Conclusioni, direttore, sulla vicenda del mostro di Firenze, poi se qualcuno ha qualche domanda. Noi siamo liberi ancora un po', però io perché all'otto sciolto. Io lo sentivo Enrico Balducci che per il diritto di Calenzano, se ti puoi accomodare che ciao. Salve. Lui è qui un esperto locale. E non so se ci sono delle domande. Una domanda per il direttore. Ho visto che la lettera che Pier Paolo ha trovato è una lettera battuta a macchina. La lettera in cui indicava che le gocce di sangue, mi ricordo benissimo, c'era 3 gocce di sangue sul lavatoio di Scoperti, non fu analizzata perché all'epoca non fu possibile estrarre. Era battuta a macchina anche la lettera arrivata al giornale a cui voi quando andreste a vedere che c'era le tracce di sangue sul lavatoio? Questa lettera si può ritrovare? Io spero di sì, nei grandi sconvolgimenti dei giornali, negli archivi dei giornali è sempre difficile di trovare le cose. Io l'altro giorno cercavo alcune cose molto recenti, non le ho trovate. Le cose del passato si erano portate via dall'Unione e quindi alla fine io, a che servono gli archivi? Però posso sentire. Magari il mio numero di telefono e posso sentire, però non assicuro nulla. Qualche altra domanda? C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Allora, niente, vuole chiudiamo con Enrico, con il delitto di Calenzano. Buonasera a tutti, intanto ringrazio Paolo perché mi ha chiamato una settimana fa, ci siamo conosciuti a fine maggio alla serata che abbiamo fatto a Calenzano e niente, abbiamo fatto una bella serata come stasera. E il delitto di Calenzano, io studio il caso del mostro ormai ho 25 anni, ne ho 38, il primo libro l'ho letto a 14 e ci ho vissuto perché il luogo del delitto di Calenzano era a 500 metri da casa mia, quindi non troppo vicino come quello del dottor Cicchi, ma quasi. E il delitto di Calenzano a
me ha sempre colpito, non tanto per il campanilismo che mi contraddistingue per il mio paese, quanto perché, come tanti di voi sapranno, è quello considerato fuori stagione, no? Perché è di ottobre, non è d'estate, è di fine ottobre, è di autunno. E in tanti libri che io ho letto fino a quando ero ragazzo è un delitto trattato quasi in passato, forse perché viene poi gestito dalla Procura di Prato, non da quella di Firenze, almeno inizialmente. Sì, c'è stato il delitto di Calenzano, che è uno dei delitti del mostro. Il delitto di Calenzano è molto importante per almeno due motivi. Il primo è che è dopo il delitto di Calenzano si comincia a parlare del mostro di Firenze. Prima è il mostro di Scandicci. Questo è molto importante da dire. Seconda cosa, il delitto di Calenzano, tornando al discorso che faceva prima il direttore Cecchi sull'interazione anche su sull'interazione che questo personaggio, scusate, io parlo al singolare, fa con gli inquirenti e non solo, anche con i parenti delle vittime, avviene 4 mesi dopo quello di Scandicci, detto di Calenzano, perché in quel momento in galera c'è una persona che si chiama Enzo Spalletti, che all'inizio, poco dopo il delitto di Scandicci, viene arrestato come persona informata sui fatti in quanto guardone, e che racconta al bar e alla moglie di aver visto due morti a Scandicci prima che i giornali l'abbiano riportato. Quindi le conclusioni a cui sono sempre stati portati ad arrivare era o che avesse visto l'assassino sparare e uccidere, o che in quanto guardone si fosse trovato sulla scena del crimine prima della scoperta ufficiale dei corpi. Durante la sua detenzione, perché a quel punto i magistrati erano convinti che Spalletti fosse colpevole e in qualche modo sarebbe crollato, un'interazione con la famiglia di Spalletti avviene, viene chiamato il fratello, perché Spalletti chiaramente, qual è il peccato originale? Ha parlato del delitto prima che fosse scoperto. L'interazione del soggetto anonimo con il fratello di Spalletti è: ma questo che cavolo gli è venuto in mente di dire, che ha letto dei corpi sul giornale quando ancora non era stato scoperto niente, ditegli di stare tranquillo in galera che tra poco esce. È l'unico duplice delitto che si ripete in un anno, quello di Calenzano dell'81, dopo 4 mesi dal precedente. È dopo il delitto di Calenzano che si comincia a parlare del mostro di Firenze, è dopo il delitto di Calenzano che nasce la più completa confusione, come diceva il direttore Cecchi prima, delle lettere anonime, delle segnalazioni ai giornali. Un titolo della Nazione fu abbastanza eloquente, parlava di chirurgo della morte, e come ha detto bene il direttore Cecchi, guardate, chi ha visto le immagini soprattutto di quelle di Calenzano vi posso assicurare non c'è niente di più lontano da un chirurgo. Vabbè, siamo a livello di proprio bassa non c'è vero, proprio bassa. Da lì partono il caos a segnalare tutti i notabili chirurghi generologi della provincia, e questa interazione si avrà per tutti gli altri delitti. Si avrà nell'82 per far scoprire il delitto del 68, si avrà nell'85 con la lettera alla Della Monica, come Paolo ci ha portato questo esempio di lettera anonima sul possibile proiettile interrato nell'orto di Pacciano. Non possiamo dire che è il responsabile, ma certamente possiamo dire che chi è che 5 mesi prima sapeva di una perquisizione e di un oggetto interrato in casa di Pacciani. Come, e vorrei concludere, nell'82, siccome per anni si è detto che il delitto del 68 fu riportato all'attenzione del maresciallo Fiore, può darsi che sia assolutamente vero, perché non esclude assolutamente l'altra versione, Tricomi, che era il giudice istruttore, disse che c'era stata una segnalazione anonima che gli aveva segnalato il delitto del 68 come commesso con gli stessi proiettili. E chi è che nell'82 sapeva che nel 68 erano state uccise 2 persone con gli stessi proiettili? Forse il mostro, basta.
non ci poteva essere un'altra persona. Grazie. Allora, c'è una domanda dopo chiude il direttore. Dante Fusi, buonasera. Buonasera, io abito a San Bresciano e noi ci dicevi dentro di uno, per cui io conosco tutti gli individui dal primo all'ultimo, non sono escluso. L'altra volta, a quell'altra assemblea, quando quella signora si presentò con quella sentenza di 800 pagine e domandare di mandare il ventesima, che se ne ricordi che la città da prima, perché è un po' arrabbiare che la accusò facciare il mandante, Vanni l'esecutore e il Dotti la guardia. Ora io fa fare il Paolo che ha 2-7 metri da carte, e quello non si accorge. Che voglio dire che sono cose da noi che la mi disse, se non c'è di meglio, la mi dice non c'è di meglio, quindi a questo per testimoniare per queste cose. Poi io ho 10 libri, l'ho detto tutti. Gli unici che non fermano la verità sono quelli di Paolo e quelli di Filastro che combaciano con tutte le altre, non so se invece tutte le via. Ora, l'altro giorno quando Paolo è un interrogatorio di quello di Monte Fidolfi di Pucci. E pure non è stata domanda, ma lei ha visto, si dice, ma quanti erano? Erano uno, due, mi dia chi erano? Erano il Dotti, il Vanni e il Pacciano. Allora, era tre. Io non ho capito perché poi non è stata rifatta la domanda a questa persona per contraddire. No, se tu sulla faccenda, quella non è, insomma, lui dice anche due, poi erano tre, insomma. Ma ce ne sarebbe tante cose da raccontare, dire sono cose. E averla vissuta a San Casciano, dalla vergogna del paese, le istituzioni, dalla Chiesa, ai sindaco, agli assistenti sociali, a chi c'era al primo momento, tutti se ne sono fregati. È una nostra voglia. Mia mamma cade su un marciapiede e il Dani in quel momento aveva la libertà. Che cercarono di raccattare, si presentò Mario e la raccattò lui, sparirono tutti. Io rimasi a vedere la gente sparire in quella maniera perché c'era uno che chiedeva fosse uno di lei. Io vi ringrazio, scusate se mi sono un po', ma ho cercato un po' di rivolgere un po'. Grazie Paolo, grazie Mandante. Grazie a te. Direttore, due parole di chiusura, poi... Prima una cosa, la famosa lettera che avvertiva che ci sarebbe stata una preposizione, sarebbe stata trovata questo, suscitò un casino dell'inferno. A Vigna diventò una bestia, perché sostenne, ed era la sua grande paura, avere della gente sua che faceva qualche doppio gioco, non so che tipo di doppio gioco, quella che avvertiva che ci sarebbe stata una perquisizione e sarebbe stata trovata una cosa e Vigna veramente quando Amatore Agostini che non c'è Cancelleri sempre l'uomo 4 mi disse questa cosa, lui gli disse scrivila, lui scrisse un pezzettino poi le dammi e mi disse guarda che io la firmo, io sì, la a nome mio, la scrivo con le mie sigle, la mattina dopo vennero due signori di PG e mi dissero che il procuratore mi voleva parlare, dissi vengo con l'avvocato o no? E loro dissero no, può far parlare anche con lei, che non ci sono problemi. Va bene, arrivai e trovai Vigna, i maniche di camicia non si erano da solito, quando si dava la giacca, quando facevo la pistola del dottor Vigna sopra il cavolo, e il maresciallo con i libri pronti per scrivere su una macchina da scrivere per il cibo. Allora mi direi, io non disse ciao, lui disse si accomodi, allora disse ma resta, e invece mi rivolsi al maresciallo e disse scriva il sottoscritto, che poi glielo dice il procuratore, non mi hanno chi sono, dichiara che lui mi fece la domanda, cioè, chi gli ha detto questa cosa? E disse dichiara che no, prima di dirsi dichiara che chiede al dottor Vigna di togliere la pistola dal tavolo, che tanto la vista è più grossa e quella non mi ha paura.
ci investiva lì, diceva, ma non è per lei la pistola, non è la lettera, mi disse, perché io sono un cittadino italiano e lei deve una pistola, anche se mi incrimina. E dopo mi interrogò tutti i giorni per una settimana. Dopo di lì, tra i denti, disse, senti, come ci si tratta del tuo una volta, io ora esco di qui. Se tu mi arresti, mi arresti. Ma io ti faccio prendere per il bavero da tutta l'Italia, perché c'è scritto un libro su questa storia. E dopo racconto i tuoi problemi all'interno del tuo gruppo. Perché lui aveva i suoi fedelissimi, i quali facevano come volevano loro, ecco perché anche una parte dell'inchiesta fu viziata. Perché no, io lo posso dire però, i fedelissimi di linea erano fedelissimi, non c'è discussione. Si riferisce alla lettera questa di anonimo. Alla lettera anonima arrivata con la perquisizione. Questa che ho messo, ho fatto vedere io stasera. No. La perquisizione nell'otto di linea. E nell'otto di Pacciani. Mise in evidenza che c'era una molla recepita nel cortile, la trovò un funzionario, un ottimo funzionario della polizia, la trovò lui. E chi gli aveva detto? La domanda che si faceva lui, com'è che facevano a sapere? E la domanda si fece Vigna. Cioè, ma come se arriva, se non si decide una perquisizione e arriva una lettera enorme e decide di arrivare una perquisizione, chi l'ha detto? Ha detto qualcuno dei miei, cioè i suoi pupilli. Ecco, ma perché questo? Allora, secondo lei quella anonima che arrivò a novembre, che già anticipa più o meno qualche, che cosa ha detto? È difficile, forse si può intuire, si può domare, ma nemmeno intuire. Se veramente ci fu qualcuno che dall'interno del gruppo investigativo, vicinissimo a Vigna, si divertiva o faceva perché poi Vigna era molto amato, ma anche non mica tanto, era anche forse molto odiato, su questo l'ha detto era un uomo terribile quando decideva di essere fiato. Allora, forse qualcuno poteva creare degli scompigli all'interno di questo, sapendo benissimo che l'inchiesta non andava, sapendo benissimo che c'era tutta una serie di... sapendo benissimo che Vigna voleva fare arrestare, voleva fare condannare Pacciani e chiudere questa cosa per mettersi... Poteva esserci una persona che voleva incastrare... Scusate, una persona? Una persona che voleva incastrare Pacciani, adesso al di là di chi... se era ambiente investigativo, senza fare congetture, però poteva essere verosimile. Questo sicuramente. Cioè, uno si fa un ragionamento, dice come fa questa parte di pistola calibro 22 a finire nell'orto di Pacciani. Ce l'ha messa Pacciani, l'ha persa nell'orto, Pacciani sta nell'orto dopo montare la pistola e montare, può darsi, Pacciani faceva di tutto. Voi dovete sapere che nell'ultimo anno Pacciani fu ascoltato giorno e notte con una situazione ambientale in casa sua, se volava una mosca si sentiva e vediamo l'angiolina la mattina alla sera, una noia che dava a sentire, l'angiolina lo prendeva granatate, lui diceva ammazzo, dice sì ammazza anche me, allora dice vedi ha detto ammazza anche me, ma aveva ammazzato anche l'altro. Quindi Pacciani ha smontato la pistola nell'orto. Può darsi. Come si fa però a sapere che nell'orto di Pacciani c'è quella cosa prima ancora che venga trovata? Questo vuol dire che qualcuno ce l'ha messa per incastrare Pacciani, per chiudere, perché quel processo, quell'inchiesta andava chiusa in qualche modo, è chiusa nella maniera peggiore, è chiusa con nulla di fatto. Se dietro tutti lì ha preso una parte di grande gioco, poi la parte non aveva preso, che voleva che fosse finita, non so. Grazie direttore. Allora io ringrazio tutti voi per essere intervenuti e vi invito a vedere e a leggere il libro Mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio, per chi vuole c'è in vendita anche il DVD e ripeto parla e
è un viaggio all'interno di tutti i luoghi dove il mostro ha colpito, è un, non entra in questioni giudiziarie, non entra in questioni giuridiche, ma vi accompagna e vi porta in questi luoghi dove io e la giornalista Rosita Romero vi raccontiamo il, quelli che sono stati i delitti più efferati avvenuti in Italia in, tra gli anni 70 e gli anni 80. Grazie a tutti per